la lotta all'evasione fiscale ed è anche guerra alla falsa riscossione. Nel mirino le pensioni dei morti, ancora pensionati e fruttiferi di pensione anche post mortem. Blitz della Guardia di Finanza. 41 persone sono state denunciate perché avrebbero percepito indebitamente rate di previdenza sociale anche dopo la morte del titolare dell'assegno previdenziale. Accade a Palermo ed è un fenomeno macabro quanto ricorrente. Già il 18 luglio 2011 ancora la Guardia di Finanza assestò il colpo cosiddetto carissimo estinto. Così è stata intitolata l'inchiesta che ha provocato la denuncia di 441 persone. Adesso nel mirino vi sono altri 41 indagati e si tratta di delegati alla riscossione o co-intestatari di conto corrente o libretti di risparmio. Quando saranno interrogati dai magistrati risponderanno al perché hanno percepito pensioni o rate delle pensioni anche dopo la morte dei pensionati defunti. Alcuni casi che emergono dalle indagini testimoniano quanto sia radicata la malandrineria mortuaria. Ad esempio, sarebbe stata accertata la riscossione della pensione di una persona morta 25 anni addietro. Mors tua vita mea, la morte di uno quasi come ancora di sopravvivenza dell'altro. Truffa e paradosso in tempo di crisi. Il danno alle casse dell'erario è di oltre 900.000 euro e se ai 41 di oggi si sommano i 441 del 2011, allora la cifra dei danni sfiora i 2 milioni di euro. E come sono stati scoperti i truffatori? La Guardia di Finanza e il Dipartimento Pubblica Amministrazione della Procura di Palermo hanno incrociato le banche dati dell'INPS e dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Palermo. E i truffatori come hanno truffato? Hanno firmato una dichiarazione con cui si è attestata falsamente l'esistenza in vita del titolare della pensione.